La strategia per il futuro, per chi produce contenuti, è quella di cercare di diventare il nuovo Google. No, non c'è bisogno che pensi di entrare in competizione o di sostituirlo. Quello che devi pensare è che l'approccio, la strada, è quella che ha imboccato Google originalmente, e cioè di cercare di organizzare le informazioni che ci sono là fuori. L'unica differenza è che tu lo farai per il tuo settore specifico, per la tua nicchia e per le esigenze specifiche dei tuoi lettori. Diventare il nuovo Google quindi significa passare dal creare articoli, post sugli argomenti più diversi a creare risorse informative così come fa Wikipedia, dove trovi pagine che ti danno tutte le informazioni che tu puoi volere su un argomento specifico. La stessa cosa è ciò che io e te sarebbe utile che facessimo se vogliamo diventare rilevanti in futuro. Dice, ma perché? Perché dovrei diventare anch'io una piccola Wikipedia nel mio settore specifico di nicchia? Ti do 6 motivi validi per farlo. Motivo numero 1. La cosa che facciamo di più dopo guardare le email è di cercare online, soprattutto utilizzando Google. Quindi se c'è qualcuno là fuori che è in grado di aiutarci a trovare ciò che stiamo cercando, sicuramente sta facendo qualcosa di utile. Numero 2. Google è fantastico per darti delle risposte in pochi microsecondi, ma è bravissimo soltanto quando gli chiedi qualcosa di specifico. Un prodotto, una persona, una località, un libro. Quando si tratta di darti informazioni su qualcosa che non conosci ancora bene, del quale vuoi scoprire tutto quello che ci gira intorno, Google non è lo strumento ideale. Numero 3. Su Google ci sono una marea di risultati. Cosa dovrei fare? Guardarmeli uno dopo l'altro? E quanto tempo mi ci vuole? Se c'è là fuori qualcuno che, appassionato e esperto del settore, è in grado di guardarli, di selezionarli e di dirmi subito quali sono quelli veramente rilevanti per il mio specifico interesse, tanto di guadagnato per tutti. Numero 4. Andare a verificare tutti quei risultati richiede tempo, richiede attenzione, ma soprattutto richiede competenza, perché io me li posso spizzare anche tutti quanti i risultati che Google mi dà, ma se non sono ancora familiare, se sto cercando di conoscere questo settore, come faccio a sapere a quali risultati affidarmi? Numero 5. Abbiamo sempre meno tempo. Quindi l'idea che noi ci andiamo a spizzare i risultati, che noi li verifichiamo anche in totale contrasto con qualsiasi logica umana, non ha proprio senso, perché di tempo ne abbiamo sempre di meno e quindi cerchiamo qualcuno che sia in grado di darci una mano senza farci spendere tanto tempo. Numero 6. Le persone non si fidano più dei grandi personaggi, delle celebrità, delle grandi testate, dei giornali e della televisione. Le persone si fidano sempre di più degli esperti, competenti, appassionati che conoscono, con i quali hanno stretto relazioni e dei quali si fidano personalmente. Per tutti questi motivi, io penso che concentrarsi sul raccogliere, organizzare, mettere in ordine le migliori risorse, informazioni, esempi di successo, di come fare le cose nella maniera giusta nel tuo settore, sia la cosa migliore che puoi fare per i tuoi contenuti se guardi al futuro.